Ieri stavo arrestando e interrogando Chiesa, sono passati 25 anni. Domani è già troppo tardi. Una battuta, Antonio. Abbiamo arrestato tanta gente, dovevamo arrestare il tempo che passa. Non è un giorno di festa 25 anni dopo. Sono 25 anni passati, ma mi pare che aprendo il giornale tutte le mattine è tutto un po' uguale a prima. Perché mi hanno tradito quelli in politica? Ci sta, la politica è fatta di traditori. Ma in quel pool, che alcuni di essi si sono andati a vendere l'anima pur di avere un po' di notorietà, questo mi amareggia molto. Cosa faccio adesso qui nella mia Montenero? Rimetto a posto le carte e cerco di completare ancora quel pacchetto di procedimenti che ancora ci sono in corso dopo 25 anni, prima di andarmene vorrei metterle tutte in rete affinché un giorno qualcuno possa leggerle e vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stata raccontata. Alla fine degli anni Ottanta fu varato il nuovo codice di procedura penale. Andava di moda americanizzare a quell'epoca. Siccome il codice prevedeva la possibilità di costruire squadre di polizia giudiziaria alle tue dirette dipendenze, io mi sono fatto assegnare due poliziotti, due carabinieri, due vigili urbani, due guardie di finanza, presi tutti dalle carabinieri di leva, polizia di leva. Aveva una caratteristica però questi, che erano tutti ingegneri, diplomati di tecnici informatici. Quindi mi sono ritrovato per caso a introdurre nell'indagine la tecnologia informatica. All'epoca non c'era ancora la possibilità di internet, però c'era la possibilità di inventarsi. C'era una stanza grande come questa. Allora io cosa facevo? Avevo messo 9 tavoli, ognuno uno di questi ragazzi, davanti a un computer. E chiamavo alla stessa ora, lo stesso giorno, tutto il consiglio di amministrazione. Io riuscivo a fare un interrogatorio in contemporanea di tutti quanti, in modo che nessuno si poteva parlare fra di loro. Il network pedestre, perché? Perché io mi spostavo, facevo la domanda a lui, poi Rocco, verbalizza, e andavo da quest'altro, rifacevo la domanda a quest'altro, andavano in crisi tutti quanti. Vorrei ricordare il nome del primo che arrivò da me, si chiama Rocco Stragapede ed è un poliziotto, era un appuntato di polizia e che purtroppo un brutto male lo ha messo in condizione di non potersi né muovere né parlare. Ha soltanto la possibilità di muovere un pochettino la mano sinistra e quindi riracconta la storia di quel tempo. Cosa le scrive? Una battuta, Antonio. Abbiamo arrestato tanta gente, dovevamo arrestare il tempo che passa. L'inchiesta Mani Pulite, tutti, e io pure leggo sui giornali, che fu un'inchiesta sulla corruzione. Sai che non è vero, è un'inchiesta sul falso in bilancio. Perché è stato un coitus interruptus, scusate il termine? Perché il sistema ha reagito. 75 milioni di euro, 150 miliardi di lire. Questa è la mazzetta, ma chi sono i destinatari? Ne abbiamo trovati circa la metà, circa 35-37 milioni di euro. Gli altri li dovevamo ancora scoprire. Chi ce li doveva dire? Ce lo doveva dire Gardini. Fino a un quarto d'ora prima io ho parlato col suo avvocato, ci siamo accordati che veniva da me e voleva venire con i suoi piedi e con le mani libere e avrebbe raccontato come stavano i fatti. Poi evidentemente per un atto di orgoglio si è suicidato e quell'inchiesta si è bloccata.
Alla fine, noi abbiamo fatto quel che fa qualsiasi medico radiologo quando vai a fare i raggi per vedere se c'è una malattia. Abbiamo scoperto che il nostro paese era malato di corruzione endemica. Scoperta la malattia, abbiamo allontanato i medici, perché così evitano di dircelo che siamo malati. E in secondo luogo abbiamo creato un sistema di male più difficile da scoprire. Rispetto alla morte, il tempo che passa è uno spauracchio molto importante. Io ho molta invidia nei confronti di mia sorella Concetta, la quale ogni giorno dice anche oggi ho vinto io. Rispetto alla morte, anche oggi vivo ancora. Mi trovo in un'età in cui devo guardare in prospettiva gli anni che restano e prima di andarmene, di mettere gli occhi al cielo, vorrei tanto poter stringere la mano a tutti coloro che hanno avuto a che fare con me, anche in contrapposizione.